Ciao Pezzini, dunque, come vedete sembra un paesaggio assolutamente invernale, sembra di essere chissà dove. In realtà è ancora oggi, cos'è il? Siamo al 15 di giugno, sono venuto esattamente alla Madonna della Guardia che si trova, dove si trova cameraman? Sopra Genova. Sopra Genova. Lui intanto è Marco, il cameraman è Marco, quello che ha inventato il famoso non sei mica molto regola, insomma. Il Dio. Esatto. E come potete molto guardare, molto vedere, come potete molto vedere, che cazzo stai dicendo? Vabbè. Noi siamo in mezzo a una nuvola, né più né meno. Questo è un santuario, giusto? E noi siamo in mezzo ad una nuvola. Fa freddissimo, ci sono davvero 10 gradi o poco più. 16 gradi, c'è il Ah, termometro di sì, là. come 16? Mi Sì. sembra più freddo, forse per il vento preso in moto. E insomma, e questo è il paesaggio. Ora piano piano andremo ad analizzare che cosa c'è in questo santuario. Ma insomma, ho capito che quando avrò caldissimo verrò qui e vaffanculo, Chiesa. sì, effettivamente sì. Nel frattempo qualcuno ha urlato: vuoi caffè? Quindi c'è un bar che andrebbe a prendermi un bel ginseng. Io quasi qua ci riandrò. Allora, stiamo entrando dove? Nel santuario In della questo momento Madonna. sei il protagonista del video, quindi devi, mi Sì, raccomando, perfetto. insomma, dimmi. Indulgenza plenaria, quindi passo di qua e non avrò più peccati. Ah beh, no, direi che non sia proprio il caso. Bene, a sto punto non ho più alcun peccato. No, vi prego, cioè, guardate sto posto. A parte essere davvero grosso, vediamo se di qua riesco a riprendere meglio. Ma davvero, siamo in mezzo ad una nuvola. È fantastica questa cosa qui. Ok, qui c'è la pianta di tutto questo santuario di Nostra Signora della Guardia. Come potete notare, è davvero grosso. E io non ero assolutamente a conoscenza di questo punto, di questo punto, di questo posto, me l'ha fatto scoprire lui oggi, che mi ha detto, ma andiamo alla Madonna della Guardia. E quindi, io pensavo fosse un po' qua la Madonna del Monte, in realtà, no, è ben diverso. Allora, qui c'è questo parco, ora è da capire che cosa c'è, se sono negozietti, se sono ristorantini, se sono tutti bar, perché c'è scritto self-service, convivium. E ora andremo un attimo a capire. Pausa caffè, parlo pianissimo perché ci sono un po' di persone, non vorrei mai smarronare. Penso O di sì. rompere i coglioni agli O rompere i altri. coglioni agli altri. Ma penso che insomma da stare facendo sia l'uno che l'altro, Sì, direi di sì. Come potete notare, siamo davvero circondati da nuvole, infatti non si vede niente del paesaggio, assolutamente nulla. Qui c'è un giardinetto molto stile horror, bellissimo. Dove ci stiamo accingendo? Dove stiamo Eravamo lavorando? prima nella sala con tutte le candele. Per quale motivo? Esatto, Perché io devo fare una foto meravigliosa a soggetto candela. soggetto candela, perché anche lui è appassionato di foto e quindi deve fare una foto un po' particolare. Eccoci, siamo entrati nella stanza in cui lui deve fare le foto. Che l'abbiamo nominata stanza delle candele perché c'è solo quella, qui vabbè, non ci sono di candele. E qui c'è la Madonna. E vabbè, insomma, Con direi il pastorello, cosa? con il pastorello Con il sotto di sé. pastorello, sì. È vero, il pastorello l'ho visto. È abbastanza macabro. Sembrano tutte tipo case da morto, insomma. Allora, qui ci sono due moduli, vabbè, insomma, si può chiamare così, in cui sopra è pieno di cose. E adesso Marco ci spiegherà che cosa sono. Sono ex voto di gente che tipo ha avuto un incidente in moto o in macchina e che ritiene che la Madonna li abbia protetti e che quindi sono venuti a dire Infatti, in questo casco qui c'è proprio scritto: ti ringrazio per avermi protetto il giorno 21/7/2013 in moto. Grazie. Era a tempo grazie. Esatto, perfetto. Ora, ci sono dei gratevinci. Cosa vuol dire? Che hanno vinto ma che non hanno ritirato la somma e ringraziano la Madonna? Secondo te? Cosa, Ci scusa? sono dei gratevinci. Che cosa vorrà dire? Che hanno vinto ma che quindi non hanno ritirato la somma? Perché il gratevinci è qua. Ma va, no, vorrà dire che sti rintronati sono talmente idioti da pensare che la Madonna gli abbia fatto vincere.
Come se non ci avesse altro a cui pensare. Come vedete, a mezze parole. Beh, ma è vero, scusa. No, è cioè, vero. Vergognati. Io rilascerai un bigliettino che ho scritto San Coglione. Sarebbe interessante capire di che... Oddio. Visto che è un genio, ci illustrerà esattamente che cosa sono una per una. Insomma. No, una per una c'è, no. C'è scritto, se proprio vuoi. Vabbè, sì. Però in realtà questo qua dovrebbe essere particolarmente paraculato perché ha un sacco di medaglie anche importanti di un sacco di paesi differenti, tipo francesi, quelle turche, ne abbiamo un casino, queste qui con la mezzaluna. Poi tipo Spagna, Turchia, Romania, Austria. Non so cosa facesse questo qui. Generale Vittorio, sì, ok, era un militare. Immagino prima della prima guerra mondiale, però non lo so. E qui intanto è sempre peggio, cioè la nuvola sta sempre più prendendo campo. Si è proprio invasi. Bellissimo. Ed ovviamente il magna magna c'è anche qui, perché questo è un intero negozio pieno di roba da comprare, mi sembra che... C'è il sole che pian piano sta apparendo tra le nuvole. Sembra tipo un miracolo. Davvero. Eccoci, guardate la chiesa come è sommersa dalla nuvola. Oltretutto, in video è strano perché sembra più nitido. In realtà non si vede niente, cioè, guardate. Siamo proprio immersi. Pure il mio amico che io non lo vedo quasi, invece dal video si vede, strana questa cosa. Ecco, mi sono spostato di pochi metri e non si vede niente. Lì c'è la chiesa in teoria e non si vede assolutamente nulla. Siamo proprio circondati dalle nuvole. È un posto bellissimo, suggestivo da matti. È bello, oltretutto qui quando è bel tempo deve essere anche bello stare, perché c'è questo parco bello grosso, qui c'è l'acca per gli elicotteri. Figo ragazzi, niente, basta, già, cioè, sparito tutto. La nuvola sta arrivando anche dove siamo noi. Sempre peggio. Ora io mi chiedo, ma tornando indietro, visto che siamo in moto, riusciremo a vedere la cazzo di strada? A questo punto mi viene il dubbio, rimaniamo bloccati qui, molto bene. Allora, dici un po' che cos'è questo? Praticamente è una piattaforma su cui sono segnate, quando c'è un tempo diverso da questo, tutte le cose e la direzione dove vederle. Tipo Cervino, Piani di Praglia, New York, se riesci a vederla, Lourdes. Minchia! In teoria si dovrebbe riuscire a vedere Lanterna, Forti di Genova, Gerusalemme, anche quella se si riesce, e insomma tutte queste cose qui. Quindi insomma avrete capito che siamo parecchio in alto, ecco. Ecco, noi prima eravamo lì, non so se intravedete il palco che si vedeva prima nella ripresa, adesso non si vede neanche più perché la nuvola non va. Sì, mi sa che qui ci saremo un po' perché non si vedrà assolutamente un cazzo, guarda tu. Cioè proprio niente. Quindi faremo un video anche mentre stiamo scendendo in moto, così è tutto da registrare. Esatto, visto che non ci sarà molto altro da fare. Esatto. Molto bene. Sì. Per i posti. Beh, sai quante visualizzazioni? La nostra morte in diretta. Sì, eh. Qualcuno lo troverà sul cellulare, insomma. È quello. Lo pubblicherà al posto mio. È
non morire. Pubblicate questo video sul canale Daniele Lucicero per piacere. Queste sono le mie ultime volontà. Stiamo avviando alla moto. Io nel frattempo ho totalmente. Ah no, ok, lì c'è la H perché avevo totalmente perso l'orientamento. Mi sono sentito una ceppa. Qui c'è un binocolo per vedere New York, per sì, esempio, esatto. Visto che pare che si veda New York, non so come. Tanto qui è rispuntata la chiesa e sta di nuovo sparendo. Mio Dio, ma sta cosa è fighissima, cioè. Ecco, questo è il parcheggio dove abbiamo messo la moto e non si vede niente. Si vedono giusto le macchine parcheggiate e la strada è assolutamente sparita dietro alle nuvole. Bene. Allora, vlog finito, improvvisato sto vlog perché assolutamente non sapevo dell'esistenza di questo posto. Io mi farò pagare? Questo. Non penso proprio, ma vabbè, te lo farò credere quanto vuoi. E niente, salutiamo. Ok. Di a tutti, ciao Pezzini. Ciao Pezzini. Bravo, ciao Pezzini. No, basta, come non detto, il vlog lo chiuderò così. Tutti i cinghiali, guardate i cinghialini, che carini. Oltretutto sono tutti qui a guardarci della serie. Venite, venite, che vi mangio. Minchia, uno è uscito. Ok. Corriamo. Vabbè ragazzi, cioè, ma guardate, vi prego, la vista. Questa è tutta Genova. Da qua si vede tutta Genova. Si vede persino l'aeroporto, guardate. La pista dell'aeroporto che finisce sul mare. È fantastico.